La voglia di regalarsi un Natale con il sorriso e la possibilità di concludere l'anno con il bottino pieno c'è tanto in palio al Voltini nella sfida tra Pergolettese e Giana Erminio, l'ultima del girone di andata di questa Serie C. Capitani che si scambiano il consueto saluto, c'è una sfida tra due squadre che vivono momenti completamente diversi. Una Giana Erminio lanciata crea subito la prima occasione. Cross in mezzo, sbuca dal nulla fall, colpo di testa, Soncin risponde così con il riflesso mettendo in calcio d'angolo il primo pericolo creato dalla Giana Erminio, che poi alla mezz'ora passa, tiro deviato di Lamesta, sbuca Verde, miracolo di Soncin, il primo però ad arrivare sul pallone è Franzoni, quarto gol del campionato per la mezzala che festeggia una stagione la sua, la prima tra i professionisti, veramente eccezionale. Gol fondamentale per passare in vantaggio, per sbloccare una gara che la Giana conduce dal punto di vista del gioco ma molto bloccata. Ci prova ancora con Marotta, la palla per Caferri è splendida, l'aggancio di Caferri è buono, poi a porta vuota col mancino spara fuori, è la terza occasione della Giana nella prima mezz'ora. È sempre la formazione ospite che ci prova poi ancora con Fall, oggi orfano del compagno di reparto Fumagalli, autore di 11 gol, insieme ne fanno 18. Ci prova su punizione la Pergolettese, la risposta nel primo tempo arriva nel destro di Artioli e poi sempre dal suo piede parte il secondo tempo con Bignami che però di testa mette fuori. La Pergolettese è in tutta in questi lampi su calcio piazzato, ci prova poi lo stesso Artioli, più in forma dei suoi sicuramente, conclusione da fuori, respinge così e così Zacchi, non può arrivare sulla respinta Piu. Al 54esimo la Giana conduce e la Pergolettese insegue, altra palla da fermo, altra situazione su cui si avventa per primo Bignami, lisciano però tutti, il pareggio stenta ad arrivare, la Pergolettese ci prova senza però delle occasioni troppo nitide, qui l'ingresso di Sartori in mezzo al campo, palla messa dentro che può diventare insidiosa, buona guardia Zacchi, nel finale c'è ancora spazio per la Giana, Barzotti va via sulla destra, doppio passo su Lambrughi, palla forte in mezzo col tacco, ancora Franzoni l'autore del gol partita, comoda però la parata di Soncin, finisce così, finisce con la sesta vittoria in 7 partite per la Giana, 18 punti in questo periodo esattamente come il Mantova capolista, finisce con un'altra sconfitta per la Pergolettese che ha una sola vittoria nelle ultime 8 partite.